Va bene, riprendiamo. Ma vorrei che fosse stesso presente quello che sto cercando di introdurre, perché abbiamo fatto l'esperienza. Quando abbiamo cominciato a lanciare la raccolta delle firme, e io lo dico per primo, ero convinto che come primo polo avremmo raccolto 100.000 firme nello spazio di un mese. Allo stato attuale dei fatti abbiamo raccolto complessivamente intorno a 20.000 firme, sono passati ormai 6 mesi. E cosa vuol dire? Già questo dice che io, per esempio, faccio la prima colpa, mi ero fatto delle illusioni sulla situazione dello stato intellettuale degli italiani. No, sicuramente non li abbiamo raggiunti tutti con il nostro messaggio, quindi molti non ci hanno neanche sentito, non hanno neanche capito chi eravamo, ma il fatto è presente. Ma soprattutto io, che ho una pagina di Facebook, orribile parola, ma la uso, di svariate centinaia di migliaia di persone ogni giorno, ho raccolto migliaia di lettere dalle quali ricavo che quasi nessuno conosce Renato. In questo paese di 60 milioni di persone quasi nessuno sa esattamente che cosa è Renato, qual è la sua storia, come si è fatta, che cosa ha fatto, da chi è composta e chi comanda. Perché dico questo? Perché qui siamo tanti, ma siamo tutti già vaccinati, presumo. Gran parte di voi è già vaccinata, quindi le cose che io dirò non sono per vaccinarvi una seconda volta, già lo sapete più o meno, ma il punto di partenza è che noi dobbiamo raggiungere 60 milioni di persone. Per porci questo obiettivo realisticamente, innanzitutto vorremmo chiedersi se questo obiettivo è giusto. È giusto. Molti mi dicono, tra quelli con cui ho parlato, ma se noi usciamo dalla NATO, chi ci difenderà? E ce n'è una domanda ancora peggiore di questa. E se noi usciamo dalla NATO, che cosa ci faranno gli americani? Vedo che quasi dire, voi capite? Se noi diventassimo milioni, faccio questa ipotesi, se noi riuscissimo a diventare milioni in questo paese, che non dico che dicono vogliamo uscire dalla NATO, semplicemente che ponessero il problema, ma che cosa diavolo è la NATO? Cosa pensate? Che quelli che comandano la NATO ce ne sarebbero tranquilli? Non credo. Avete sentito in Posimaro, ci ha detto una cosa fondamentale. Noi italiani siamo quelli, tra tutti gli europei, che sono in grado di capire che cos'è accaduto. Siamo gli unici. È difficile che lo capiscano gli spagnoli, o è difficile che lo capiscano i greci, forse un po' di più. Ma noi l'abbiamo già vista questa cosa. Noi sappiamo perfettamente che cosa è accaduto in Italia, a cominciare dalla bomba, alla strage di Piazza Fontana. Allora non c'erano ancora i musulmani. Chi di voi ha un po' di età se lo ricorderà, non c'era mica un musulmano in quella storia. Chi erano? Erano le Brigate Rosse, erano gli anarchici. Mi ricordo il titolo del Corriere della Sera, 2 giorni dopo la bomba di Piazza Fontana, il titolo, il colpevole è un anarchico. Già preso, già scoperto. Mi fa in mente la storia di Parigi di Charlie Hebdo, o la storia di Parigi del 13 novembre, o la storia di Bruxelles. Identici, dopo 2 giorni li mettono subito. Subito individuati, sappiamo tutto, identico. Allora non c'erano, diciamo, gli islamici, c'erano i rossi. L'obiettivo era scatenare sui rossi. Poi abbiamo scoperto, ma con ritardo di 20 anni, quello che diceva il Cosimato, abbiamo scoperto che chi ha organizzato l'intera strategia della tensione in Italia non erano i rossi, ma erano i neri, erano i servizi segreti deviati, e sappiamo che l'esplosivo che è stato dato nelle mani di coloro che lo hanno fatto esplodere veniva dalle basi NATO, cioè dai servizi segreti americani. Bene, io affermo che quello che sta accadendo adesso, Parigi 1, Parigi 2, Bruxelles,
è l'inizio di una strategia della tensione mondiale, innanzitutto europea, il cui obiettivo è di annichilire l'Europa, di metterla in ginocchio, di sottometterla totalmente al volere e alla decisione degli Stati Uniti d'America e di avviare una grande guerra mondiale. Questo è quello che penso. Non è più la strategia della tensione in Italia, è la strategia della tensione per avviare un confronto decisivo con quella parte del mondo che non è disposta ad accettare le regole dell'America e dell'impero. C'è una parte del mondo, la Russia, la Cina, il Brasile, il BRICS, su 7 miliardi di abitanti di questo pianeta l'Occidente ormai a malapena ne copre un miliardo, a malapena. Ci sono 6 miliardi di uomini che vivono male, sempre peggio, e che non sono disposti, e non saranno disposti ad accettare il dominio americano per il XXI secolo. Io di questo vorrei, perché poi ci saranno gli altri attori, di Lucci conosce meglio di me i dettagli di tutta l'operazione. Io vorrei fare velocemente un ragionamento che è politico e che è strategico, perché un'altra delle questioni che non tutti sanno, e credo che neanche voi tutti sappiate, è che la guerra che si prepara non è una piccola guerra. Se qualcuno pensa che la guerra che si prepara sia una guerra che avrà una durata limitata e che avrà un numero limitato di morti, si sbaglia. Noi abbiamo una situazione oggettiva in cui per la prima volta dal 1945 l'Occidente e l'Oriente si fronteggiano direttamente e tutti e due con le armi nucleari. Se qualcuno pensa che se parte un missile, uno solo missile, da una sola delle basi europee e va a colpire un bersaglio sulla Russia, se si pensa che resterà quel solo missile, si sbaglia. Dopo quel missile partiranno 500 missili che verranno a colpire direttamente l'Italia. Noi siamo il primo bersaglio di questa cosa. E questa è una delle cose da dire alla gente. È il primo bersaglio. Siamo noi. Perché molti pensano che la guerra è lontana, sarà in India, sarà in Siria, che ci interessa a noi. Ma in fondo ci hanno già svegliato abbastanza, perché abbiamo capito che la guerra arriva vicino. Tra pochi giorni il nostro Parlamento, forse, sottolineo forse, deciderà che l'Italia è in guerra in Libia, anzi con funzioni di comando. E subito dopo noi avremo il terrorismo in Italia. Bisogna dirlo alla gente. L'inizio della guerra di Libia significa l'inizio delle bombe in Italia, a Milano, a Roma. E se qualcuno vi dice che non è vero, è uno che tiene il bordone a quelli che metteranno le bombe in Italia. Bisogna in qualche misura spaventare la gente, bisogna che la gente sia spaventata nel modo giusto,